siamo a Teramo in via Capuani 23 da Pompetti Barberi con il titolare Michele Pompetti e i suoi collaboratori. Allora, da circa 20 anni sempre al passo con i tempi per offrire ai clienti un'esperienza sempre nuova, professionale, energica e sorprendente. Come è nata questa passione? Diciamo che è nata come tutti, diciamo da piccolo, il classico sogno di poter fare qualcosa. Ho iniziato da molto piccolo a fare il ragazzo di bottega, ho fatto la mia esperienza, diciamo, come dipendente. Dopodiché venne un giorno che decisi di aprirmi per conto mio, di accettare questa sfida, e ho aperto la prima attività a Castelnuovo, il Pompetti Barber Castelnuovo. È gestito da circa 20 anni, ho sempre avuto intorno a me dei validi collaboratori che mi sono cresciuto, diciamo, professionalmente parlando. E circa 6 mesi fa decisi, con l'aiuto, diciamo, della mia famiglia, con l'aiuto dei miei collaboratori attuali del momento, di aprire un altro mio grande sogno, il Pompetti Barber Teramo, che è qui dove ci troviamo oggi. E niente, sono riuscito con caparbietà, nonostante i periodi difficili di Covid e quant'altro, a coronare un altro mio grande sogno, che è questo negozio che potete vedere qui oggi. Recentemente avete ideato una linea di prodotti personale che si chiama Enigma. Sì, anche quella, diciamo, è stata pensata durante il periodo di lockdown, quindi avevo già intenzione di creare, data l'esigenza della ricerca di un prodotto sempre migliore per la cura dell'uomo. E durante il periodo di lockdown, diciamo, con l'aiuto di un chimico, di un'azienda che mi ha supportato a distanza, quindi anche, come si suol dire, smart working, tramite le mie indicazioni di specifiche, abbiamo creato una nostra linea personale che va a 360 gradi a coprire tutto quello che è la cura dell'uomo, che parte dalla barba, oli, creme e quant'altro, a shampoo per lavaggio e prodotti finish per i capelli. Sempre secondo le nostre, diciamo, indicazioni, le nostre richieste, siamo riusciti a creare questo nuovo prodotto Enigma. A proposito di innovazione, Pompetti Barber propone una novità. Qual è? Sì, diciamo che viste le circostanze, io personalmente non avevo mai avuto modo di poter lavorare con gli appuntamenti. Il cliente ha la possibilità di gestirsi da solo completamente con un'applicazione quale la Barber App. Con lei riusciamo a gestire entrambi gli appuntamenti di tutti e due i negozi. È una cosa molto innovativa per il mio settore. Il cliente è molto libero di scegliere sia l'operatore sia il negozio e l'orario. Alle nostre spalle ci sono tantissimi attestati che sono il risultato del vostro grande lavoro. Allora sì, diciamo che oltre al lavoro pratico dell'attività della bottega, io credo fortemente nella formazione. Formazione intensiva, formazione per il personale, formazione per me, perché sono della vecchia scuola, è vero, però sono sempre del parere che non si finisce mai di apprendere, mai di imparare cose nuove. Ogni anno, ogni, diciamo, tempo ha il suo, tra virgolette, mentore, che ha la possibilità di farci conoscere qualche cosa di nuovo. E sia per me in prima persona e sia per tutti i miei collaboratori, io credo e tengo molto nella formazione. Ho avuto la fortuna di conoscere i migliori d'Italia, i migliori inglesi. Siamo stati presso una grandissima accademia quale la ProRaso per migliorare ancora di più il nostro, diciamo, la nostra conoscenza in merito alla barba. Oltre alla ProRaso siamo stati da una delle grandi, diciamo, più grandi accademie d'Italia, la Scapicchio, a migliorare ancora di più ed apprendere il vecchio metodo di barba fatta con i rasoi tradizionali di oltre 100 anni fa, affilati su pietra e su cinghia. Un altro cambiamento nelle mie attività molto importanti è stato dato dal fatto che ultimamente cresceva sempre di più il fabbisogno di novità e di cose nuove, e ho deciso tempo fa di introdurre nel mondo barber maschile anche la figura femminile, perché avendo avuto esperienze fuori
regione, essendomi confrontato con tantissimi altri colleghi, ho visto che il mondo barber si stava dirottando anche tantissimo con l'apporto, diciamo, di una figura femminile. Ho assunto da pochi mesi una ragazza che lavora con noi, è stata inquadrata come barbieressa, quindi è una parrucchiera diplomata con tutti i suoi certificati, ma è stata introdotta nel mio ambiente lavorativo come barbieressa. Questo siamo stati a un campionato ad Alatri. E com'è stata questa esperienza nuova? Allora, questa esperienza nuova è stata fantastica, mi ha stravolto il mondo. L'opportunità che mi ha dato Michele di viaggiare per l'Italia, di conoscere nuove persone, nuove realtà, nuovi modi di pensare. E io di questo devo un grande, ma veramente grandissimo grazie a Michele. Potendomi confrontare con altra gente, ho sentito anche le loro storie dentro i negozi con i loro titolari e mi ritengo veramente fortunato di avere un titolare come lui. Il Covid ci ha dato delle... In primis che sia a Castelnuovo che qui a Teramo io utilizzo dei macchinari della Clinter per quanto riguarda la sanificazione all'ozono e a raggi UV. Molto efficaci, macchinari abbastanza costosi, ma ci garantiscono una sanificazione specifica che noi attuiamo tutti i santissimi giorni per una garanzia nostra e dei nostri clienti, delle indicazioni, delle linee guide, diciamo. Il Covid, per assurdo, ha dato la possibilità di mettere in luce quello che io facevo già da prima, quali per esempio l'utilizzo dei guanti in nitrile, lavoro da diversi anni con i guanti, l'utilizzo della carta collo è un'altra forma di igiene per non far toccare la mantellina sul cliente, cioè tante piccolezze che oggi si sono messe in risalto. Giorni e orari di apertura della sede di Teramo e di quella di Castelnuovo Romano. Allora, siamo quasi simili, si va dal martedì al sabato, dalle 8 alle 12.30, dalle 15 alle 20 per quanto riguarda il negozio di Castelnuovo, dalle 8 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 il negozio di Teramo.